Siamo alla vigilia di importanti giornate di solidarietà con la Palestina, ma anche pochi giorni dopo una decisione molto importante dell'Unione Europea sul rapporto tra tutti i paesi dell'Unione Europea e Israele. Siamo con l'ambasciatrice della Palestina in Italia e approfittiamo per fare il punto della situazione in un momento complesso, ma anche pieno di possibilità e di difficoltà per il Medio Oriente. L'Unione Europea ha deciso di etichettare tutti i prodotti che vengono realizzati in territori occupati illegalmente da Israele rispetto a tutte le leggi internazionali. Israele ha reagito molto pesantemente, violentemente, ha minacciato di interrompere le relazioni con l'Unione Europea. Chiediamo su questo elemento un commento all'ambasciatrice. Innanzitutto io vorrei ringraziare l'Unione Europea in generale, l'Italia in particolar modo per quella decisione che è stata presa in questi giorni. Noi la consideriamo una posizione molto positiva e storica e la consideriamo anche un passo dall'Unione Europea verso la realizzazione della pace nella zona. Che significa per noi la creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. Etichettare i prodotti israeliani, i prodotti delle colonie israeliane sulla terra palestinese, significa che l'Unione Europea non riconosce che sono dei territori israeliani, ma sono dei territori palestinesi sulle quali il futuro Stato palestinese deve nascere, che significa anche che l'Unione Europea sta rispettando e applicando la legge internazionale per quanto riguarda i territori occupati, in linea con la posizione politica della leadership del popolo palestinese, che sta facendo di tutto per liberare la terra palestina e realizzare la pace nella realizzazione dei diritti legittime del nostro popolo. L'etichettatura dei prodotti israeliani nelle colonie in Cisgiordania consentirà anche ai consumatori europei di conoscere meglio da dove provengono questi materiali. Voi come vedete una campagna come quella del boicottaggio e delle sanzioni e del disinvestimento che Israele ha aspramente criticato, ma anche il Presidente del Consiglio italiano Renzi ha rifiutato come strumento di pressione nei confronti di Israele? Noi crediamo che l'Unione Europea, prendendo questa decisione, ha dimostrato il suo rispetto alle leggi internazionali. Quindi noi chiediamo al cittadino italiano di andare avanti in questa direzione, cioè rispetto delle leggi internazionali, e noi non chiediamo a nessuno di boicottare i prodotti di Israele. Noi chiediamo al cittadino italiano di boicottare i prodotti delle colonie israeliane che sitano sulla terra della Palestina. Quindi noi chiediamo al cittadino italiano di proseguire sulla linea della BDS che chiede a tutti l'Europa di boicottare i prodotti delle colonie israeliane. Perché insistiamo a dire che queste sono terre palestinesi sulle quali lo Stato della Palestina, nel rispetto di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza, dalla 242 alla 338 e altre risoluzioni che hanno sancito il diritto del popolo palestinese di fondare un suo Stato su questi territori. Sono i territori occupati da parte israeliana nella guerra del 1967, la striscia di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. Mentre la bandiera della Palestina per la prima volta nella storia sventola alle Nazioni Unite, dopo che molti paesi hanno riconosciuto la Palestina come Stato, in Cisgiordania, nei territori dove dovrebbe nascere questo Stato, c'è ancora una situazione difficile e di conflitto. Abbiamo visto nelle ultime settimane
manifestazioni e anche violenze di repressione da parte degli israeliani nei confronti dei palestinesi, c'è la questione della spianata delle moschee. Qual è la situazione sul campo di fronte ad una violenza che Israele descrive come un'aggressione, ma che in realtà vede i palestinesi prime vittime? Noi come dirigenza palestinese, come leadership palestinese, esprimiamo la nostra vera tristezza per la situazione che il popolo palestinese sta vivendo in questi giorni. Il popolo palestinese che sta subendo una repressione, possiamo chiamarla unica al mondo, una repressione senza precedente nella storia. I palestinesi stanno affrontando l'uccisione a sangue freddo, esecuzione a sangue freddo. E porto l'esempio di oggi, che le forze di occupazione israeliane sono entrate in un ospedale a Hebron, dall'ospedale hanno rapito un giovane palestinese, all'interno dell'ospedale hanno ucciso un altro, per non parlare dei 350 palestinesi minorenni, al di sotto di 15 anni, che vivono all'interno delle carceri israeliane. E vorrei citare anche il modo in cui molti bambini palestinesi vengono interrogati da parte dei servizi segreti israeliani. Vengono interrogati in modo che li terrorizza, in modo che li obbliga a dire delle cose che non hanno mai fatto, delle cose che non hanno mai commesso. E questo è in violazione di tutte le leggi internazionali che riguardano il modo di trattare i minorenni. Entrano nelle case dei palestinesi nel cuore della notte, come trattano i bambini, le donne, i vecchi, gli anziani, come li obbligano certe volte a dover uscire dalla casa nel giro di 10 minuti, perché la casa deve essere demolita nel giro di 10 minuti. Questo spiega anche questi gesti che sono stati chiamati dalla stampa internazionale, rivolta dei coltelli, che sembrano abbastanza gesti disperati di rabbia che non trova la forza di trasformarsi in vittoria? È una rivolta popolare e non è assolutamente la rivolta o l'intifada dei coltelli. Ci sono molti motivi che hanno spinto il popolo palestinese a ribellarsi alla situazione nella quale vivono. È una rabbia totale palestinese perché i palestinesi non vedono nessuna rispettiva, nessuna aspettativa, nessun segno di pace, perché gli israeliani, nonostante che con loro stiamo dialogando da più di 20 anni, hanno chiuso tutte le possibilità alla realizzazione, al congiungimento di una soluzione pacifica della questione Palestina e Israele. Si è innalzata la rabbia del popolo palestinese, particolar modo nella città di Gerusalemme, per come i palestinesi vengono trattati dalle forze di occupazione, umiliati tutti i giorni, per come gli israeliani stanno cercando di dividere la moschea di Al-Aqsa, sia a livello di posto sia a livello di tempo. Tutto questo ha spinto il popolo palestinese ad alzare la sua voce e dire basta a tutte queste politiche. Siamo alla vigilia di una giornata importante che ogni anno segna la giornata della terra, la giornata della Palestina, della solidarietà internazionale con la Palestina. Voi cosa vi aspettate dal resto del mondo, del movimento di solidarietà? Quali impegni nuovi chiedete, oltre all'amicizia che spesso si è manifestata intorno alla causa palestinese? Ringraziamo tutti i solidari a tutti i livelli nel mondo con il popolo palestinese, in questo caso in particolar modo con i solidari italiani, che non si limitano soltanto a dimostrare la loro solidarietà qui in Italia, ma molti di loro si recano nei territori palestinesi aiutando umanamente
e palestinesi a migliorare la loro situazione, in tante occasioni partecipano anche alle manifestazioni che i palestinesi fanno nei territori contro il modo in cui si comportano le forze di occupazione, contro le colonie e contro il muro dell'apartheid che gli israeliani hanno fondato sulla terra occupata nel 67. Ma noi, a noi non bastano le parole, non bastano le condanne verbali. Noi chiediamo a tutta la comunità internazionale di agire in modo molto chiaro, molto netto, per obbligare Israele a rispettare la legge internazionale. È importante che si conosca l'opinione e i fatti che succedono in Palestina, e noi ringraziamo l'ambasciatrice per averci concesso questa intervista importante alla vigilia di una giornata importante, la giornata di solidarietà con il popolo palestinese. Grazie mille. Grazie mille.